gentile. Il viaggio che ora farete è il viaggio di San Rocco, patrono degli appestati e di chi soffre per le sciagure e le catastrofi che manda la natura, non parlando poi di quelle che la natura combina quando si allea l'uomo. Allora neppure San Rocco ci può. Dio mi tagli la lingua. Patrono incontrastato e assoluto degli appestati era un tempo San Sebastiano, ma arrivò San Rocco, che faceva più miracoli e operava più guarigioni, e lo mise, per così dire, in ginocchio. Non che San Sebastiano se la sia presa, i santi non sono così meschini come noi uomini, ognuno ha la sua specializzazione. Dico questo per dire che San Rocco è un santo importante e dobbiamo tenercelo buono e caro, anche quando pare non ascoltarci. Non si conosce molto della sua vita, tante tante leggende, ma pochissimi fatti accertati. Di sicuro si sa che visse nel 1300 e che nacque a Montpellier da genitori ormai stanchi e rassegnati a una sterilità invincibile, che fu nobile e ricco e lasciò il suo paese, la Francia, dopo essersi spogliato di ogni bene, di ogni sostanza. Forse entrò nell'ordine francescano. Il suo voto di povertà induce a pensarlo, ma neppure di questo abbiamo le prove. Come non abbiamo le prove che egli abbia davvero incontrato il Papa. È quasi certo, anzi, che non lo abbia incontrato, ma la poesia e il teatro ci autorizzano tuttavia ad accettare per verosimile e vero ciò che è verosimile e vero non è. È sicuro che San Rocco, venuto in Italia all'età della pestilenza e della moria, quando le vittime si mietevano a milioni di milioni, fu a Roma, ad Acqua Pendente, a Cesena e a Novara, e ovunque lo chiamassero agonizzanti e infermi, fino a quando a Piacenza anche lui fu contagiato, come si vede chiaro nella piaga